Al via la Tre Giorni Molisana dedicata al turismo religioso, tre giorni intensi di appuntamenti, eventi, workshop e progetti di cooperazione territoriale che si snoderanno tra diversi comuni molisani: Campobasso, Castel del Giudice, San Biase, Sant'Angelo Limosano, Limosano, Campolieto, Petrella, Tifernina e Matrice, un territorio che ha il valore di uno scrigno per il Molise e nel quale vanno ad innestarsi progetti europei InnoCulture e Fost Inno, un settore, quello del turismo, sul quale la Regione Molise con l'assessore Vincenzo Cotugno sta scommettendo molto. Oggi noi presentiamo due progetti di cooperazione internazionale proprio sul turismo e sulla riscoperta delle bellezze di questa regione a livello architettonico, storico, artistico, con i cammini, con i 6 cammini che oggi presenteremo insieme con Visit Molise, il nuovo portale, un portale che deve diventare unico per questa regione, deve racchiudere tutte le bellezze e tutti i percorsi turistici della nostra regione, coinvolgendo ovviamente tutti i 136 comuni, tutte le storie, le tradizioni del nostro territorio, al fine di poter dare ai turisti, ai visitatori, una larga gamma di tutto quello che questa meravigliosa regione può offrire. Uno degli elementi capaci di determinare una sinergia virtuosa è la unificazione sotto un solo assessorato dei settori del turismo e della cultura. Io dico che cultura è turismo, turismo è economia e marketing territoriale, un tutt'uno, per cui il riordino delle deleghe che ha voluto il presidente Toma va proprio in quella direzione di poter fare tutt'uno, perché ogni cosa è legata all'altra. In funzione di una efficace azione di marketing territoriale si inserisce l'idea di creare un catalogo unico regionale delle manifestazioni e delle tradizioni molisane. E noi dobbiamo mettere in rete tutte le amministrazioni comunale, è da lì che dobbiamo partire, dalla condivisione, ma la condivisione significa anche la conoscenza e quindi tutti i 136 comuni ci devono segnalare in un unico portale, quindi in un unico catalogo, chiamiamolo impropriamente catalogo, proprio per quanto riguarda tutte le manifestazioni che sono presenti sull'intero territorio.